Siamo pronti più che mai, voi sapete il martedì l'appuntamento con il risveglio muscolare, come fare a non presentarvi il nostro preparatore atletico di fiducia da nonsolofitness.it, Pierluigi De Pascalis, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, ben ritrovati. Parliamo di alimentazione oggi, Pier, con te. Sì, oggi dedichiamo un piccolo spazio all'alimentazione. Noi parliamo sempre di attività fisica, dato che è l'ambito che maggiormente ci compete. Non amiamo entrare nel settore che compete ad altri professionisti, però facciamo una piccola parentesi, perlomeno su quelle che possono essere delle regole molto semplici da applicare. L'attività fisica, ripeto, è certamente importante, ma la forma finale che riusciamo ad avere, il risultato finale che riusciamo ad avere, dipende molto anche dalla nostra alimentazione. Quali sono qualche piccola regola che possiamo applicare molto facilmente? Per esempio, banalmente, per quanto banale possa essere, sappiate quello che non è in casa non possiamo mangiarlo. Se una cosa quindi evitiamo di acquistarla, non avremo problemi poi nell'alimentarci con prodotti che magari non sono il massimo. Come facciamo ad evitare questo? Beh, per esempio, molte persone vanno a fare la spesa quasi come un passatempo, dedichiamo il weekend proprio a questa attività e trascorriamo ore e ore all'interno dei centri commerciali. Bene, trovate qualcosa di più attivo per trascorrere il tempo e non fate queste maxi spese, perché all'interno della maxi spesa finiamo col metterci dentro un po' di tutto, magari ci lasciamo attrarre da una promozione, da un prezzo che quella settimana è particolarmente vantaggioso, poi ci ritroviamo spesso con un sacco di alimenti che magari sono rimasti, ma perché ci dispiace buttarli e sarebbe certamente uno spreco farlo, finiamo col mangiarli, come se mangiarli fosse qualcosa di positivo. Quindi anziché buttarli nella pattumiera, scusate se sono un po' drastico, finiamo col diventare noi stessi una pattumiera, nel senso che mangiamo qualcosa di cui non abbiamo assolutamente bisogno e spesso non abbiamo neanche voglia. Quindi cominciamo da questo primo step, cominciamo a ridurre anche tutti quanti gli alimenti che contengono zuccheri semplici, carboidrati semplici. Per farlo ci basta prendere l'abitudine di leggere l'etichetta. Se troviamo lo zucchero fra i primi tre ingredienti, forse è meglio di scegliere un altro prodotto. Sappiate che gli ingredienti su un'etichetta vengono messi in ordine discendente di importanza, nel senso che il primo ingrediente è quello che è maggiormente presente nell'alimento. Quindi se lo zucchero esiste fra i primi tre, presente fra i primi tre ingredienti, magari prendiamo un altro tipo di prodotto. Cerchiamo di curare di più la colazione, perché a colazione siamo sempre più pronti e più facilmente riusciamo a resistere alle tentazioni, poi arriviamo a cena e facciamo la classica abbuffata. Cerchiamo di fare invece al contrario. Relativamente alla cena invece cosa possiamo fare? Proviamo ad anticiparla di un'ora, in modo tale da non andare a dormire con lo stomaco pieno e di dare più tempo anche all'organismo per il processo digestivo e magari anche per utilizzare un po' quell'energia che abbiamo introdotto. Infine, le calorie dobbiamo mangiarle, non berle. Cosa significa mangiarle e non berle? Evitiamo tutti quanti quei prodotti che contengono calorie vuote, e qui mi riferisco a bevande gassate, alcolici vari, ma se anche dobbiamo bere un succo di frutta, ad esempio un succo d'arancia, molto meglio mangiare un'arancia che non bere un succo. Avremo un piacere maggiore proprio perché ci stiamo alimentando, riduciamo la sensazione di fame e probabilmente introduciamo anche una quantità di calorie inferiori, ma una quantità di vitamine e altri prodotti certamente maggiore. Grazie per Luigi, anche per i consigli di oggi. Ci risentiamo martedì prossimo. Un abbraccio, buona giornata. Un abbraccio a voi, alla prossima. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100